Voglio mandare un saluto a tutte le amiche e gli amici che seguono la mia musica e che hanno seguito nel corso dei mesi tutti gli sviluppi, del mio percorso musicale e che hanno vissuto insieme a me l'esperienza collettiva del Diario Sonoro. Questa sera voglio augurare a ognuno di voi di trascorrere un buon Natale. Sono assolutamente consapevole che non solo questo non sarà un Natale come tutti gli altri, ma sarà un Natale difficile, chi più chi meno lo vivrà sicuramente con difficoltà. Allora ho ripensato a questo anno, che è stato un anno che nessuno di noi poteva immaginare, e sicuramente tra le tante cose bellissime che mi sono accadute dal punto di vista professionale, certamente quello che porterò nel cuore sarà l'esperienza che abbiamo vissuto insieme attraverso il diario sonoro. Proprio in questi giorni ho riguardato alcuni passaggi delle puntate del diario sonoro e devo dire che le ho trovate incredibilmente attuali. In effetti, quando io andai a chiudere l'esperienza del diario sonoro, esattamente alla fine del primo lockdown, io credevo che quelle pagine le avremmo così guardate dopo molto tempo, ricordando un periodo molto difficile. E invece molte cose che ho detto in quel diario sonoro in diverse puntate le trovo attualissime ancora oggi, e così ho pensato che era davvero bello rimontare i passaggi che più mi hanno emozionato e credo più abbiano emozionato voi per trascorrere insieme la sera di Natale. Per questo motivo io vi auguro dal profondo del mio cuore buon Natale, vi ringrazio, ringrazio ognuno di voi per la grande attenzione e grande amore che avete per la mia musica e credo che la cosa fondamentale sia riuscire ad essere determinati nel cercare nelle cose che ci piacciono, nelle fonti di bellezza, tutti gli spazi che a volte facciamo fatica, a trovare in questa situazione, che è una situazione che ci dà un grande filo da torcere. E ancora davvero buon Natale a tutti voi. Ciao a tutti amiche e amici. Non credo che siano le mie parole ad aggiungere niente rispetto alla situazione che il nostro paese sta vivendo. È una situazione senza precedenti e che sta completamente cambiando la prospettiva di ogni singola giornata. E niente, la mia vicinanza è verso tutte le persone che sono state colpite da questo virus e a tutto il personale sanitario che sta facendo un lavoro per cui non credo esistano aggettivi. Però ho pensato di mettere a disposizione il mio studio, il mio pianoforte, perché in questi giorni in cui siamo sigillati in casa e dobbiamo restare sigillati in casa, penso che ognuno di noi stia provando anche una sensazione di non solo chiaramente di paura, ma anche di ansia, di oppressione, di mancanza di spazi. Penso che più che le parole sia forse la musica a poter alleviare, a poter forse distendere, forse togliere una tensione molto forte che dentro di noi si può creare, perché è quella che è la privazione delle nostre abitudini, della nostra libertà che dobbiamo seguire, cioè noi ci dobbiamo privare in questo momento di tutto quello che è il nostro vivere normale. E allora, come dicevo, ho sentito dentro di me di pensare ad una musica, di suonare una musica sul mio pianoforte, nel mio studio, per cercare di creare degli spazi dentro di noi, nella mente. E ve la suono con tutto il cuore sperando di potervi tenere un pochino di compagnia e in qualche modo abbattere tutte le barriere che in questo momento ci sono e attraverso la musica riuscire ad arrivare al vostro cuore e riuscire per qualche minuto a poter contribuire ad un senso di calma e di
di pace e di lucidità e trovare nella musica e dentro di noi gli spazi che in questo momento non possiamo vivere. E questa musica si chiama Universi. Ieri sera, come tutti nel mondo, ho assistito all'indulgenza plenaria Urbi et Orbi del Santo Padre. Come tutti nel mondo, ho provato indicibile sgomento e incommensurabile emozione nel vedere Papa Francesco da solo in una piazza San Pietro vuota e bagnata dalla pioggia. Svegliandomi questa mattina, ho ricordato un'altra mattina, quando la frase di questo pontefice, chi sono io per giudicare, mi guidò per comporre la musica che ho chiamato Alleluia. Quelle parole furono dette da un pontefice in un mondo che era libero e non funestato da un virus invisibile che sta generando morte e distruzione nel mondo intero. E mai come ora mi sento parte del genere umano, ascoltando Papa Francesco dire: ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme. Thank you.
Francia. Andiamo leggermente fuori da Parigi, non lontanissimo da Parigi, e andiamo in un posto che si chiama Giverny. Lì viveva uno dei più grandi pittori di tutti i tempi, il padre dell'impressionismo, Claude Monet. E il pezzo che vi suono è proprio il tema della colonna sonora del film dedicato a Monet. Un incantesimo di acqua e luce, Le ninfee di Monet. Il pezzo si chiama Avec ma nymphe. Avec ma nymphe. Nel titolo di questo pezzo c'è una piccola trasgressione. Claude Monet a Giverny si era fatto deviare il corso della Senna e si era creato un vero e proprio stagno per crearsi una sorta di set vegetale. Dentro questo stagno aveva messo questi fiori acquatici dai colori diversi, dai colori cangianti, che sono le ninfee. E le ninfee sono diventate, negli ultimi 12 anni della sua vita, la sua ossessione, perché Monet era sostanzialmente, proprio caratterialmente e come tipo di carriera, completamente diverso, per esempio, da Van Gogh. Cioè, tanto Van Gogh non riusciva a vendere un quadro, quanto Monet aveva le amicizie più influenti dal punto di vista politico. Basti pensare al rapporto con Clemenceau, che gli fa l'Orangerie, che è un importantissimo museo a Parigi, glielo fa quando è ancora vivo. E uno che riesce, voglio dire, a farsi deviare il corso della Senna, vuol
voi capite che tipo di personalità, ma anche di una persona ricca, di una persona famosa. Eppure lui cade per una serie di vicissitudini personali, la morte della moglie, la morte del figlio, e questa quasi cecità. Lui che era il superocchio, cioè il maestro dell'impressionismo, quello che diceva, come dissi qualche puntata fa, no? Monet diceva che la luce cambia ogni 7 secondi, riusciva a cogliere il cambiamento della luce, diventa quasi cieco, cade in depressione. E quelle ninfee, che quei fiori che per lui dovevano essere un motivo di conforto, diventano la sua ossessione, perché lui non fa altro che dipingere ninfee per tutti gli ultimi 12 anni della sua vita, creando poi questi pannelli, direi quasi stereofonici, straordinari, che vediamo all'Orangerie. Per voi la terza campanella è già suonata. Per me è stato già dato il chiedi scena. Quindi, da questo camerino, adesso ci spostiamo insieme al centro del palcoscenico del Teatro Galli di Rimini, dove una grande orchestra d'archi, l'orchestra Rimini Classica, è già disposta e sta aspettando solo me. Voi sarete a fianco al mio seggiolino al pianoforte, e sentirete con la massima risoluzione tecnica possibile, sia video sia audio, qual è la sensazione per un compositore e per un pianista di avere attorno i suoni di una grande orchestra d'archi. Quindi ora iniziamo questo viaggio al centro della mia musica. Come un trolley nel quale la gente mette dentro dei pezzi della propria vita e con la quale va nel giro di pochissimi secondi da un'altra parte. Perché in fondo la narrazione che più mi affascina quando scrivo una musica è quella che posso immaginare diversa per ognuno, che ognuno vorrà fare tramite la mia musica.
musicista, un compositore scrive tutta la vita e veramente si dimentica anche di tutte le cose che ha scritto, eh? E questo è anche un bene perché è molto importante per un musicista continuamente dimenticare quello che ha fatto, che invece lo ricordino e lo suonino e possibilmente lo amino gli altri, il pubblico che ascolta la tua musica. E proprio in questi giorni in cui non ci riusciamo a vedere da tanti giorni, in una telefonata con mio padre mi ha detto: ma quel tango che avevi scritto sulla fune, ma dov'è finito quel tango di tanti anni fa che mi piaceva tanto? Allora voglio dedicare al mio nonnino, e quindi a mio padre, questo pezzo. Mi hai fatto riandare in archivio, sono andato a riprendere la partitura, più o meno ho capito come l'avevo scritto all'epoca. È un pezzo che mi è piaciuto tantissimo rileggere come l'avevo scritto al tempo. Immaginatevi Chaplin su questa fune e con questa musica. Quando iniziai a fare le prime cose per il cinema muto, vinsi un concorso indetto dalla Comunità Europea, uno stage di 15 giorni ad Aosta per 15 giovani compositori, dove avevamo una serie di insegnanti. E mi ricordo quella lezione in cui scoprii questa musica, la dovetti studiare, vederla sulle immagini come esempio assoluto di massima relazione tra musica e immagini. Il tema è il tema da C'era una volta in America, di Ennio Morricone. Grazie.
scrissi la mia melodia. Quando sono andato ad orchestrare il pezzo, unii il coro della presa diretta con strumenti che non c'entrano niente con Tahiti. L'ambira africana, che è una scatoletta di legno con delle listelle di ferro, che è un pochino la cosa che sentite in tutto il brano, nel mondo di mezzo del brano, che deve produrre un effetto di incantesimo. Gli archi, i sintetizzatori, tutto ciò che appartiene al mondo occidentale, e i corni francesi. Questa è Back to the Roots. Thank you.
Alcuni mesi dopo, dopo aver metabolizzato quell'esperienza, nacque una musica e io sentii che quella musica poteva diventare una romanza, una canzone, una preghiera cantata sul corpo massacrato di Pasolini, e la mia idea fu quella di coinvolgere tutte le persone che, come me, erano nate dopo la morte di Pasolini o che comunque quando Pasolini morì nel 75 fossero bambini, ragazzi, cioè che non lo avessero vissuto, e volli coinvolgere grandissimi artisti provenienti da ambiti musicali completamente diversi, dalla musica classica, dal pop, dalla canzone d'autore. Proposi quella musica ad un autore che stimo moltissimo, che è Giuliano Sangiorgi, leader dei Negroamaro, di cui ho molto amato alcune canzoni. Come me, Giuliano è nato dopo il 75 e Giuliano, ispirandosi ad una poesia di Pasolini che si chiama L'alba meridionale, mi mandò questo testo chiamato L'alba dei tram, che io trovai un capolavoro perché Giuliano riuscì con i versi a descrivere tutto il mondo di Pasolini senza mai citarlo espressamente. Quando avevamo in mano la canzone, pensammo di coinvolgere Mauro Ermanno Giovanardi, che in quel momento aveva appena vinto il premio Tenco come miglior album dell'anno, quindi grande esponente della canzone d'autore. Poi chiamai la prima viola della Scala di Milano, Danilo Rossi, per eseguire il tema solistico di viola che io avevo composto per il brano, e affidammo la parte orchestrale all'Orchestra d'Archi Italiana diretta da Stefano Nanni. Così nacque L'alba dei tram. Case e periferia, fumo che non va via, copre ogni voglia che ho di rialzarmi e andar giù. Facce in attesa di un tram lunghe quanto la notte che ormai non c'è più. Donne appese a finestre, le ombre che guardano in su, l'alba è qui già da un po', ma dove sei tu? Là dove si sta, lì, liberi di. Per paura di dir la verità, di vivere la vita. E tra queste strade bianche ammira come fosse d'oro quest'alba che sa di nuovo. Là dove si sta, lì liberi di non aver paura di vivere la vita come si fa lì, liberi di non aver paura di dir la verità. Verità. Per vivere
disco del sole è alto nel cielo. Un nuovo giorno è arrivato e con esso noi abbiamo vissuto insieme l'esperienza del venire alla luce. Un'alba in musica fatta di riflessioni, fatta di emozioni e soprattutto vissuta insieme. Questo contiene una grande speranza, la speranza di riappropriarci dei nostri abbracci, dei nostri spazi, della nostra vita. La musica ci ha aiutato e continuerà ad aiutarci a sentire meglio le nostre emozioni, a mettere ordine dentro noi stessi e ad avere soprattutto coscienza degli ambienti che calpestiamo, degli ambienti su cui camminiamo ed averne rispetto e soprattutto a comprendere la grandiosità di tutto ciò che è attorno a noi e l'importanza di ogni singolo elemento. Scrivere questa pagina del diario sonoro in questo orario preciso era per me essenziale, fondamentale, per ricordare tutte le pagine che abbiamo scritto insieme e per mettere inchiostro nuovo, per continuare a scrivere insieme, ognuno nella propria vita, le pagine più importanti. Come sempre, vi saluto con il mio più grande abbraccio e con il mio sorriso fatto di suono.